Telecamere di Merito TV, ci troviamo in quel di Amantea. Siamo praticamente in pieno centro storico a Piazza Cappuccini e alle mie spalle vedete in alto lo storico castello di Amantea. È un centro storico che è già di suo ricco di queste farfalle che un po' animano i cieli di Amantea stesso, ma ci sono anche dei drappi, dei lenzuoli di artisti che insieme agli ombrelli di artisti e ai quadretti dedicati alle erbe vanno ad arricchire questa notte di agosto. Lenzuoli di artisti che veramente devo dire sono molto turbolenti in quanto si muovono con il vento, tant'è che il vento stesso li ha animati in maniera tale da essersi addirittura girati su se stessi, quindi ci si riserva naturalmente di risistemarli in queste notti di agosto, perché la mostra sarà una mostra all'aperto che un po' illumina questo cielo di Amantea. Tanti artisti che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento: Santina Milardi, Pier Filippo Bucca, Francesco Logoteta, Adele Leanza, Antonella Laganà, Marisa Scicchitano, Ornella Cicuto e poi ancora drappi che provengono dall'area del Catanzarese e del Reggino e che danno un tocco e un richiamo continuo floreale, così come dedicato al mondo delle erbe la piccola mostra di quadri 20x30 che sono esposti proprio qui a Piazza dei Cappuccini. Un modus per animare una notte di agosto ricordando quelli che erano i vecchi erbari di un tempo, dove l'erba, soprattutto l'erba officinale medicinale, veniva fatta a mo' di bistro, a mo' di incisione in questi grandi libri e poi venivano messe in evidenza quelle che erano le capacità e le proprietà organolettiche utili anche da un punto di vista medico. Ma andiamo a fare una passeggiata praticamente all'interno di questo corso e come voi potete vedere la serata, essendo un po' strana, non ci permette poi di vedere al meglio praticamente quello che i nostri artisti hanno realizzato, perché sia il mondo floreale che il mondo marino sono degli elementi che naturalmente avrebbero dovuto illuminare questa serata, e perché no anche la pioggia ha creato in un certo senso una poca leggibilità dei drappi, ma in fondo si può notare, ecco, l'effetto di questi diciamo movimentati tessuti che sicuramente di giorno avranno un'altra leggibilità, perché questi sono i cromatismi di artisti tra ombrelli, lenzuoli di artisti e elementi vegetativi che arricchiscono questo stupendo corso del centro storico di Amantea. Calabria infelice e misera, tra mari e monti, bellezza incolta, assolata e fresca, Calabria estrema, alba nei boschi, tramonti sul mare, coste, fiumare, verde, Calabria policroma, acacia e zagara, fragranze aspre, piccanti sapori, secolari olivi, Calabria essenza, irti pendii, calanche impervie, baluardi pietrosi, terrazze e belvederi, Calabria temprata, facce solcate, mani consunte, sguardi distratti, malinconico destino, Calabria rassegnata, valigie piene, treni in corsa, ritorni fugaci, lamento di madri, lettera dall'America, Calabria ingrata. Vita gitana, nata in terra d'ulivi sotto un cielo di stelle, fra lembi di cirre e sole, essenze di meraviglia, canto di neni antica, di fiacca voce flebile su dolci note, fronde e frusci al vento, zampilli di rugiada, lavano la nuda pelle d'anima gitana in cerca di libertà, in quiete emozioni. Graspi d'uva matura, ciliegie rosso vermiglio, genuini sapori, guizzi di nostalgia. Albe di calde luci, scarlatti tramonti, azzurri monti, memorie d'altri tempi, slanci di libertà. Grazie. Qui ad Amantea piccoli artisti crescono e allora ci troviamo vicino a un giovanissimo artista che si chiama? Gabriele. Di cognome? Marsico. Ah, ecco, Gabriele Marsico. Allora Gabriele, che stai facendo? Che hai fatto oggi praticamente? Ho disegnato
un ombrello finto. Un ombrello finto. E che colori ha utilizzato? Quali colori ci sono? Io vedo i colori dell'Italia. È ventosa la serata, però tutti voi bambini vi siete adattati a delle indicazioni. Vi è stato dato un ombrello con il colore. Io ho fatto i colori arcobaleno. E quali sono i colori che tu preferisci? Il rosa e il fucsia. E come mai? Perché sono i colori più chiari. Senti, ai bambini che ti guardano in televisione che gli vuoi dire tu? Perché bisogna dipingere o no? Si deve dipingere per far capire che ci vuole tanto e poi che è bello. È bello dipingere. Senti, e con questo ombrello alla fine ti ha soddisfatto o no? Sì, mi ha soddisfatto tantissimo. Ti ha soddisfatto tantissimo perché? Perché era un ombrello molto bellissimo. Sì? Che ho fatto io. Perché l'hai fatto tu. Allora praticamente ora tu prendi questo ombrello, mi dai il pennello e lo inserisci dentro questa aiuola. Vediamo a Gabriele che inserisce l'ombrello in questa installazione. Bravo, bravo, bravo a Gabriele. Sono Pier Filippo Bucca, anch'io ho partecipato a questa iniziativa della illustrazione della pianta officinale. Nel mio caso ho rappresentato il narciso, che è un fiore che cresce anche nei nostri campi, con una tecnica semplice dell'acrilico su cartoncino. Sono Marisa Cichitano, sono il presidente dell'associazione Arti Club Accademia e insieme con il presidente Livoto abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione che ha avuto veramente un grande successo, oltre alle lenzuole esposte su corso Vittorio Emanuela di Amantea. Abbiamo realizzato le opere sulle piante officinali che si trovano proprio in questa parafarmacia, praticamente anche è quella di mia figlia, quindi sono anche un'esperta in questo settore, e sentendo parlare mia figlia sempre di queste piante, io ho voluto dedicarmi alla rappresentazione della calendula, che è una pianta che può essere anche coltivata e viene utilizzata anche, oltre tutte le patologie che può essere utilizzata anche per i reumatismi, per le varie patologie di questo genere. Sono Santina Milardi, ho partecipato a questa manifestazione Cromie Vegetative organizzata da Art Club Accademia di Catanzaro e Associazione Le Muse di Reggio Calabria. Il mio quadro rappresenta una pianta officinale della lavanda con una tecnica acrilico su tela. Mi trovo sempre con un'altra bambina che ha partecipato a questa estemporanea oggi pomeriggio con Marisa Cicchitano, che ha fatto dipingere tanti ombrellini. Questa bellissima bambina che ha a che fare con Reggio, ma non con la nostra Reggio Calabria, Reggio Emilia, e si chiama? Francesca. Ciao Francesca, che hai dipinto tu oggi allora? L'ombrellino. Hai dipinto un ombrellino e con questi colori che cosa hai fatto? Tutta la parte dell'ombrellino, però non è quasi asciugata. E quindi praticamente hai passato colori diversi. Quale colore ti piace di più? Il viola. E perché? Perché sì. Perché sì. Senti, invece una cosa che volevi disegnare e che non l'hai potuta fare, qual era? È questa. Questa, quindi ti è piaciuta questa idea degli ombrellini. Senti, ma un ombrellino così a chi lo regaleresti? A mamma o a papà o a tutte e due? A tutte e due. Quindi brava Francesca, che ha realizzato un altro ombrello d'artista. Ma l'ombrello questo qua che dici, lo dobbiamo appendere in questo cielo di Amantea oppure lo dobbiamo usare in caso di pioggia, visto che oggi il tempo non è stato buono? Con la pioggia. Con la pioggia. Il colore si scioglie, Francesca. E che facciamo? E quindi? Lo utilizziamo allora? Va bene, quindi abbiamo conosciuto un'altra bambina che ha realizzato le sue estemporanee con l'ombrellino d'artista. Ciao! Ciao!